Ricchezza, fama, onore, una vita longeva, un cuore generoso. Moses Montefiore dedicò la sua vita alla difesa del popolo ebreo perseguitato in tutto il mondo. Nacque a Livorno il 24 ottobre 1784, il 9 Shvan 5545 del calendario ebraico da famiglia sefardita. E alla sua figura dedicata a Livorno il nome di una via. Partì giovane dall'Italia per andare a cercare lavoro in Inghilterra e nonostante viaggiasse molto rimase sempre legato alla città livornese e alla sua comunità ebraica, vi fece spesso ritorno ed elargì cospicue donazioni. Uomo d'affari coraggioso, innovativo, avviò diverse attività commerciali che lo misero in contatto con i Rothschild. Sposò Judith Cohen, sorella di Harriet, moglie di Nathan Meyer Rothschild. Promose diverse iniziative per consentire agli ebrei di entrare in Parlamento. Nel 1851 ebbe un ruolo importante nella elezione alla Camera dei Comuni di Lionel Rothschild, figlio di Nathan, primo israelita a entrare nel Parlamento inglese. Fu insignito delle massime onorificenze dell'Impero Britannico, sceriffo di Londra, cavaliere della regina e baronetto. Intraprese numerose missioni all'estero e con i suoi 191 centimetri d'altezza chiedeva udienza alle massime autorità e intercedeva per le sorti della comunità ebraica. Si recò dal sultano di Turchia, dallo zar Nicola I, in Romania, in Marocco e al Vaticano. L'attrazione che la città di Gerusalemme esercitò su Montefiore fu profonda. Elaborò un progetto preciso e disse: se il mio piano riuscirà, sono certo che esso varrà ad apportare felicità e abbondanza a Gerusalemme. In primo luogo chiederò a Mohammed Ali una concessione di terreni per 50 anni, 100-200 villaggi che gli rendano il 10 o il 20% più di ora. Ma il terreno e i villaggi dovranno essere liberi per la durata della concessione, da ogni tassa e balzella al Pascià o al governatore dei vari distretti, e devono avere la libertà di disporre dei prodotti in ogni angolo del mondo. E fornerò, piaccia al cielo, una compagnia per la coltivazione del suolo e per incoraggiare i nostri fratelli d'Europa a tornare in Eretz Israele. Sono sicuro che si saranno felici nel godimento dell'osservanza della nostra santa religione in un modo che è impossibile in Europa. Ideò il primo aranceto ebraico in terra di Israele. Nel 1857 acquistò un'area fuori dalla città vecchia di Gerusalemme chiamata Mishkenot Shananim. Fra tutte le sue realizzazioni, questa è la più importante. Moses non si rendeva ancora conto di aver messo le prime pietre della nuova Gerusalemme, futura capitale dello Stato di Israele. All'interno del quartiere Hemim Moshe sorge uno dei simboli più amati di Gerusalemme, il mulino di Montefiore. Bombardato dai britannici nel 1948, il mulino rimase vuoto fino al 2012, quando nell'ambito delle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione di Israele fu completamente ristrutturato. Il mulino è ora un monumento e un museo dedicato a Moses, che incarna e celebra lo spirito profondo dello Stato di Israele come Startup Nation.